Ciao, sono Fabio Dagnano, del Master in Architettura Digitale dello UAV di Venezia. Oggi voglio mostrarvi una cosa apparentemente semplice, ma che è importante capire per bene. Parliamo del comportamento della luce riflessa quando incontra superfici lisce o ruvide. Questo comportamento nei software di modellazione e rendering normalmente viene chiamato glossiness. Guardate questo foglio di carta, è una stampa di una texture di legno su carta. Bene, nessuno di noi potrebbe pensare che questo sia vero legno. Il motivo è perché non solo è importante il colore che è nella texture principale, ma anche il modo in cui riflette la luce. Questo infatti è quel che succede se io con della carta vetrata rigo il mio tavolo, purtroppo. Ecco, soffermiamoci sulla luce. Qui dove il tavolo è liscio e trattato a cera, la luce rimbalza in modo chiaro e semplice e quindi arriva direttamente al mio occhio. Se invece passo con la carta vetrata, disturbo i rimbalzi di luce che vanno in giro per la stanza e non riescono a portarmi chiaramente il riflesso dalla finestra dritta fino all'occhio. Se però aggiungo dell'impregnante, come per magia il riflesso torna al suo posto. Perché? Ecco, questo è lo schema di una superficie liscia. La luce arriva dalla finestra, rimbalza sul piano e giunge al mio occhio senza subire grandi deviazioni. Nello specchio tutti i raggi vengono riflessi in maniera omogenea e fedelmente riportano l'immagine riflessa, ma tanto più la superficie è irregolare, tanto più i raggi perdono la loro strada e se ne vanno a spasso. Se la superficie è lievemente irregolare, il riflesso è sfocato e satinato. Adesso proviamo a simulare questo fenomeno con 3D Studio Max. Nella prima animazione abbiamo solo la texture. Poi aggiungiamo un ulteriore layer che ha un'immagine in bianco e nero. Dove c'è bianco, la riflessione è nitida, mentre dove è nero, è satinata. Come vedete, non c'è necessariamente corrispondenza tra l'immagine di texture, cioè il legno, e quella della glossiness, cioè quella della vernice e dei graffi. In realtà, però, un po' di corrispondenza è bene che ci sia. Dove c'è un graffio, infatti, non solo la luce ha un comportamento diverso nelle riflessioni, ma solitamente si annida anche lo sporco e quindi il colore diventa più scuro. Se modifichiamo quindi tutte le texture, il risultato sarà più realistico. Eccoci finalmente in 3D Studio Max. In questo materiale c'è il solo canale di Fuse, cioè la texture principale, senza alcuna riflessione. E questo è quello che succede attivando la riflessione ma senza alcuna mappa. L'effetto è tipo plastica e non realistico. Aggiungiamo quindi la mappa di glossiness e abbiamo infine il materiale composto dal canale di Fuse e dalla mappa di riflessione. Ecco, questa era una spiegazione della mappa di glossiness che vale un po' in tutti i software, quelli che utilizzano il metodo PBR, Physically Based Rendering. Come vedete, anche solo con un paio di semplici mappe si riesce a ottenere un buon risultato. Il prossimo passo sarà quello di aggiungere altre mappe come per esempio il bump o eventualmente il displacement, ma di questo ne parleremo un'altra volta. Ciao a tutti e buon lavoro!